vivi a Milano? Sì. Ok, che zona vivi? Vivo qua vicino a Piazza Udine. Cosa vorrei migliorare? La frenesia delle persone, sono tutte troppo di fretta. Nessuno ti ascolta. Cosa ti piace di Milano? Domanda, domanda interessante. Non è che mi piace tantissimo, il centro diciamo. Il centro ti piace? Sì. Okay. La risposta... Ah, proprio felice, no, però no. Dai, per ok, pezzo. Facciamo così. Va bene. È una città sicuramente multietnica. Milano è grigia, sempre, c'è sempre la pioggia. Sì, è vero, l'inverno è un po' bruttino, però cioè, c'è anche il sole. È la pianura padana, non è Milano. Penso. Sono stracalita. Allora, cosa fai qua a Milano? Cosa fai io generale? Vivo la mia vita a Milano, cioè proprio, esatto. Ma proprio me la spasso, Quando sono a Milano proprio impazzisco. Prima del Covid. Cosa ti piace di Milano? Ma mi piace l'ambiente a me. Il fatto che ci si possa sentire sempre liberi. Esatto. La bellezza della città in generale. Sì, pro e contro, che cosa troveresti? Io sono fortunata perché appunto cioè, ho loro i miei amici. Poi magari frequento ambienti in cui so che non posso essere giudicata anche comportandomi come una pazza. Però invece in altri ambienti c'è gente un po' più... Cioè tipo come tutti si immaginano Milano, Fighettina, no? Perfetta, perfettina, eccetera. Quando invece cioè, vedete me, sono un po' una pazza. Con le rose. Esatto, poi. Con le rose è una borsetta leopardata. La bellezza di Milano... Alza la voce! Di Milano, cioè Milano è affascinante sotto qualsiasi aspetto, le persone, il modo in cui ci si approccia la città, i palazzi, tutto quello che c'è intorno. Le buche per strada, ogni volta sono in macchina con questo mio amico, prendiamo sempre la stessa buca e facciamo sempre lo stesso salto. E lui dice sempre, chiamerò il comune di Milano, non chiama mai, però esatto, cioè, no, in centro no, però in periferia eccetera, magari quando ti inizi ad allontanarti dal centro le strade sono più rovinate, insomma, che devono essere sistemate. Milano è bella perché Milano? Milano è bella perché Milano? Milano è sempre Milano. No! Milano è bella perché non è mai la stessa. Ecco, bravo! Diciamo insieme. Milano è sempre bella perché Milano non è mai la stessa. Ecco. A Milano c'è tutto. Cioè, ci sono i concerti, ci sono gli amici, c'è il divertimento. Tipo, gli ospedali sono ben fatti, cioè ci sono tutte le cliniche private. Cambieresti Milano con un'altra città italiana in primis, prima domanda, no. E seconda domanda, in Europa? No, io lo dico sempre questo, cioè quest'estate sono andata a Roma, no? E tutti me ne parlavano benissimo, però sinceramente cioè mi piace molto di più Milano, ma perché non la cambierei proprio per niente, no? Perché Milano è Milano, che cavolo, ma anche Barcellona molto bella, perché ci abita mio padre, forse, però non ci andrei a vivere, no? No. E quindi... Secondo me Milano non ce n'è nessun'altra. No, no, non la batte nessuno. È un'altra cosa, è il tempo, diciamo, d'inverno col freddo, la nebbia. Nel senso che Milano è grigia, c'è sempre la pioggia. Sì, è vero, l'inverno è un po' bruttino, però cioè, c'è anche il sole. A Milano, cioè, tipo, tutti dicono appunto fatturato, eccetera, ma perché cioè, è proprio lo stereotipo. Mito, sì. Esatto. Invece, cioè, tu a Milano puoi fare quello che vuoi. Cioè, se ti piace l'arte, vai a vedere l'arte. Se ti piace il divertimento, vai sui ravigli. Se ti piace la modernità, l'economia, eccetera, vai in City Life. Cioè, c'è tutto per tutti. Sì, c'è anche tanta innovazione costantemente. Ecco, l'Expo è cambiato. Sì. Se volete salutare. Ciao! Venite a Milano, che è bellissima! Ciao, sei di Milano? No, sono di Genova. Di che zona sei qui di Milano? Washington. E ti trovi bene? Molto. E qual è stata la decisione che ti ha fatto prendere di venire qui a Milano? Lavoro e amore. In che settore del lavoro? Lavoro in uno studio legale. Ah, bene. Quindi da quanto tempo? Da febbraio. Quindi febbraio, marzo, aprile, 3 mesi. Senti, cosa ti piace di Milano?
Cosa mi piace? Allora, una città molto funzionale. Venendo da Genova, sicuramente la cosa che si nota di più è l'organizzazione. A livello di mezzi, a livello di persone, a livello di uffici, funziona tutto bene. Ti manca qualcosa che Milano non ha e che Genova aveva? Il mare. La temperatura, il clima di Genova mi manca tantissimo. Cosa vorresti migliorare della città di Milano? Allora, conoscendola poco, perché sono qua da pochissimo, la frenesia delle persone, sono tutte troppo di fretta, nessuno ti ascolta. Ma sei felice di vivere a Milano? Sì, molto. Ho trovato quello che cercavo, sono molto felice. Cambieresti la città di Milano con un'altra città italiana europea? No, forse per Madrid, anche lì non c'è il mare. Tu hai vissuto in altre città europee? Sì, a Madrid, quali? Barcellona e poi ho fatto un periodo a Malta. Ciao, sei di Milano? No. Ok. E in che zona abiti? Lambrate. Lambrate, perfetto. E da quanto tempo ci vivi? 8 mesi. 8 mesi, ok. E cosa fai nella vita? Psicologa. Psicologa. E cos'è che ti piace di Lambrate? Niente. Niente, perfetto. Di Milano? Il parco. Il parco, ok. Milano in generale ho visto poco. Però ti piace o non ti piace? Non mi piace. Non ti piace? No. Se potresti migliorare qualcosa? Il mare. Il mare, ci ok, perfetto. Il mare. E quindi alla risposta sei felice di stare a Milano, Lambrate? La risposta... Ah, proprio felice? No, però no. Adesso ok, facciamo che... Va bene. E, offre però, la città offre quello di cui ha bisogno? Diciamo... Sì, dai, lavoro. Ok, perfetto. Mm. E la cambieresti Milano per un'altra città europea? Sì. Sì? Tipo? Barcellona. Barcellona, ok. Grazie mille, grazie, molto gentile. A voi. Grazie. Allora, buongiorno, di dove è lei? È buongiorno, di Milano, città studi. E cosa fa nella vita? Musicista. E cosa le piace della città di Milano? Beh, la città di Milano è grande, ha molte potenzialità, è una città sicuramente multietnica, è culturalmente vivace, è una città in prima linea anche visti gli scambi culturali. Cosa vorrebbe cambiare o migliorare della città di Milano? Beh, sicuramente il clima inteso del rapporto interpersonale che diventa insomma sempre più aggressivo, si nota veramente, sarà insomma il periodo del Covid, ma questa aggressività latente, cioè chiedi a una persona di spostare la macchina che è sulle strisce pedonali e questa persona invece di scusarsi no, ti aggredisce. Quindi sicuramente è una città che vive tanto di stress, anche si vede il modo di camminare in giro sempre di corsa. Io insomma sarebbe bello rallentare le cose, prendere insomma con un po' più di agio il tutto e di favorire appunto una convivenza che non sia sulla base dello stress, ma insomma una convivenza un pochino più rilassata. E cambierebbe la città di Milano con un'altra città europea o città italiana? Sicuramente sì. Bah, allora, io ho vissuto a Londra e devo dire che Londra purtroppo è su un altro livello. Ho anche studiato a Zurigo, in flauto sono andato anche a Zurigo e anche lì si vive in un altro modo. Poi per carità non è che l'estero sia meglio dell'Italia, però per esempio per mantenersi nell'ambito della cultura bisogna ricordare che la National Gallery di Londra è gratuito l'ingresso, no? Ciao, sei di Milano? Sì. Sì, e di che zona sei? Segrate. Segrate. Da quanto tempo vivi a Milano? 50 anni. E cosa fai nella vita? Sono musicista. Musicista. Cosa ti piace di Milano? Domanda, domanda interessante. Non è che mi piaccia tantissimo, il centro diciamo. Il centro ti piace? Sì. Ok. E cosa non ti piace di Milano? Il clima. Il clima. E sei felice di vivere qua? Ni. Ni, ok. Hai trovato in generale quello che cercavi in questa città? No. No, ok, perfetto. In generale no.
Ok, e se potessi cambiare la città con una città magari europea o italiana, quale sceglieresti? Dovrei conoscerle un po' di più tutte, okay. Le altre. A me piace molto, conosco Bordighera, per esempio. Bordighera. Ok, e se dovessi scegliere una città magari europea? Parigi. Parigi, ok. Perfetto, grazie mille. Ciao, sei di Milano? In realtà no, sono di fuori, però vivo a Milano. Ok, di dove sei? Sono della Brianza. Della Brianza, ok. Vivi a Milano? Sì. Ok, in che zona vivi? Vivo qua vicino a Piazza Udine. Ok, perfetto. Da quanto tempo ci vivi? Ci vivo da un annetto circa. Ok, cosa fai nella vita? Studio. Studi, ok, perfetto. E se dovessi fare una domanda del tipo cosa ti piace di Milano? Oddio, io ho un cane, quindi mi piacciono i parchi. I parchi, bellissimo. Quello sì. E cosa vorresti migliorare della città? Cosa vorrei migliorare la città? Oddio, in genere direi un po' la sporcizia in giro, okay. Quello sì. E, niente, vabbè, ora come ora direi mezzi pubblici. Ok, perfetto, grazie mille. E sei felice di stare a Milano? No, sì, quello sì. Sì, ti piace come città. Hai trovato quello che cercavi nel... No, sì, quello sì? Ho trovato quello che cercavo. Perfetto. E la cambieresti con un'altra città, se potessi? Magari una città europea? Sì, allora, a me piace tantissimo viaggiare, quindi la cambierei, però perché vorrei cambiare più città. Ok, hai una città in mente? Direi o Bruxelles o Amsterdam o Londra pure. Ok. Se vogliamo rimanere in Europa. Ok, ripeto. Va bene. Perfetto, grazie mille. Siete di Milano? Sì, di Milano. Sì, di Milano. E in che zona vivete di Milano? Quarta Venezia. Io zona Soderini, Lorenteggio. E da quanto tempo vivete a Milano? Da quando sono nata. 22 Siete anni. Nate qua praticamente. Sì. E cosa fate nella vita? Io studio all'estero, International Business. E tu? Io osteopatia a Milano. E cosa ti piace della città di Milano? I servizi sicuramente, i mezzi di trasporto sono efficienti, ma in generale i monumenti storici, il centro, la zona Gaia Olenti. Il fatto che sia comunque una città multiculturale, il fatto che puoi incontrare stili di vita diverse, persone diverse, culture diverse. Cosa non vi piace di Milano e vorreste cambiare? Sicuramente mancano zone verdi rispetto, sì, ad altre città. Siete comunque felici di vivere qui a Milano? Sì, sì, assolutamente. Cambiereste la città di Milano per un'altra città italiana o europea? E quale? Italiana probabilmente no. Italiana no, probabilmente, sì. Europea, non so, bisognerebbe viverci. Quindi così a freddo direi di no. Io, sì, vivo all'estero e sinceramente tornare a casa è sempre bello. E dove vivi all'estero? In Olanda. Sto, esatto, bene a casa. Ok, senti, io vi ringrazio, sei stato molto gentile. Grazie, una buona vita. Grazie a voi, grazie. Anche a voi. Sì, è di Milano, perfetto. Di che zona? Sto qui dentro. Da quanto tempo ci vive? Del 60. Da 60, bene, sono un bel po' di anni, ottimo. Cosa fa nella vita? Pensionato. Pensionato. E... È felice di stare a Milano? E se non dai via. Ok. Ha trovato quello che cercava in questa città? Ho trovato tutto. Tutto, bellissimo. E la cambierebbe Milano per un'altra città? No. No, Milano è la sua città. Sai cosa dice il Terone? Milano è pupù.